Ciao a tutti, nuovo video. Oggi vi parlo di prodotti finiti. Vado velocissima perché vedo dal monitor che la batteria è praticamente scarica. Mi abbasso anche un pochino perché ho messo la fotocamera su una pila di libri, scatole. Ho paura, insomma, di non essere inquadrata bene perché, nonostante questa super torre, vedo che l'inquadratura è un po' bassina. Allora, voglio parlarvi velocissimamente di avena, balsamo 98% di ingredienti naturali, capelli ricci e mossi della Biolis Nature. Questo è un tipo di prodotto che utilizzo soprattutto quando voglio avere una capigliatura leggera, perché è un balsamo veramente super leggero, anche la formulazione è abbastanza liquida, però districa bene i capelli, non costa tanto, mi piace, lo promuovo, ve lo consiglio. Un prodotto invece che non mi ha fatto impazzire, infatti l'ho regalato per i miei amici a Luigi, che invece l'ha apprezzato tantissimo. È questa spuma detergente al limone della CN Nature. Questa non so se fa parte di una linea permanente o di una linea provvisoria, una linea limitata, un'edizione limitata della CN Nature, però fatto sta che appunto a me seccava tantissimo la pelle, mentre per le pelli più grasse e impure è perfetta. Infatti Luigi si è trovato bene perché ha una pelle più grassa della mia. Poi, stessa cosa, super promosso questo bagnoschiuma Wild Rose della CN Nature. L'ho utilizzato prevalentemente in palestra e poi l'ho terminato qui con l'ultima quantità che era rimasta. Le prime due confezioni che avevamo comprato di queste, insomma, nell'ultimo periodo, l'aveva utilizzata Luigi. Questa volta, visto che lui me ne ha sempre parlato bene di questo bagnoschiuma, che per lui è il più buono che ha mai provato, profumazione ottima, delicata, ho detto questa volta me lo prendo io, lo uso io, e in effetti mi è piaciuto, quindi probabilmente lo riacquisterò se lo trovo appunto in giro in offerta. Poi un gel giallo che mi è piaciuto, che però devo tagliare, ma ve lo mostro qui perché è praticamente finito, terminato, è questo ecobiologico 100% puro gel di aloe vera, formato speciale, eccetera eccetera, della Specchiasol. Io l'ho utilizzato soltanto, solo ed esclusivamente come prodotto per lo styling dei capelli, e devo dire che mi sono trovata benissimo. Perché l'ho usato solo per i capelli? Perché ho visto che l'incè è abbastanza lungo, e siccome ho il gel d'aloe zuccheri, che mi piace tanto per gli altri tipi di problemi o di pelle, di secchezza per le mani, ho preferito quel tipo là. Questo è un po' più geloso, però per lo styling è ottimo, soprattutto se lo utilizzate con il plopping, mi sono trovata benissimo. Un prodotto invece che non mi è piaciuto, ma di cui voglio parlarvi in un altro video, non in questo, nei video dei Sinonni, è una crema idratante alle proteine del riso. Ve la mostro soltanto, della Anthos. Ve ne parlo direttamente in quel video perché volevo appunto soffermarvi un po' su questa crema, e quindi non la metto qui perché faccio poi un caos. Una crema per il viso che mi è piaciuta e che mi piace soprattutto nei periodi freddi è la Cold Cream della Veleda. Però devo dire che questa volta l'ho apprezzata un po' meno rispetto alle altre volte, mi è sembrata un po' troppo pesante, soprattutto di sera, questo odore un po' troppo forte, veramente un po' troppo invadente, quindi l'ho usata con meno piacere rispetto all'altra volta, che invece mi era piaciuta tantissimo. È comunque una buonissima formulazione, è un'ottima crema, soprattutto appunto nei periodi freddi. Si chiama Cold Cream proprio perché è consigliata per i periodi freddi, perché rigenera la pelle molto secca con uno strato protettivo senza compromettere la traspirazione cutanea. Pregiati oli vegetali e pura cera d'api rinforzano il manto lipidico della pelle. Quindi, se voi preferite prodotti vegan, questo non è adatto a voi perché non è vegano, perché appunto c'è la cera d'api. Ripeto, mi sono trovata bene, però non benissimo come l'altra volta, ma soprattutto per la profumazione. Sì, in realtà anche la formulazione, con il fatto che ho una pelle un po' reattiva ultimamente, sarà per i medicinali, per i farmaci, non so, però una pelle un po' particolare, mi si secca subito, mi si irrita, e quindi forse quella è stata un po' aggressiva. Trattamento giorno levigante, rosa moscheta, Veleda, due confezioni, ne ho terminate due. Una l'avevo lasciata praticamente nel borsone della palestra e ho deciso finalmente di toglierla da lì e di metterla appunto nel video dei prodotti finiti, crema che io continuerò a promuovere fino alla fine dei miei giorni, perché è una crema che mi è sempre piaciuta, ma è una crema che ha bisogno di pausa, nel senso che
Utilizzatela per un periodo, almeno io preferisco utilizzarla per un periodo, ma dopo un po' ho bisogno di una pausa, perché soprattutto perché all'interno dei suoi prodotti Veleda ha l'alcol. Io non mi trovo male con questa crema, non mi ha mai dato fastidio agli occhi o non mi ha mai irritato, non l'ho mai trovata pesante, anzi l'ho trovata veramente rinvigorente, ringiovanente. Mi ricompatta la pelle, mi piace il tipo di idratazione che dà la mia pelle, però dopo un po' forse questo fatto dell'alcol, non lo so, mi stufa un po' e anche l'odore. Io ho sempre bisogno di una pausa da questi prodotti Veleda, pur apprezzandoli tantissimo. Un'altra crema che mi è piaciuta tantissimo e che probabilmente riacquisterò, l'avevo già acquistata in passato, è la Ginseng Cream di Martina Gebhardt. I prodotti Martina Gebhardt sono ottimi, a me piacciono tantissimo, molto più oleosi, molto più ricchi, completamente diversi, non c'è l'alcol all'interno e questo si sente, permettono un buon massaggio al viso e questa ginseng veramente è molto tonificante come tipo di crema. La profumazione poi è ottima e sono profumazioni molto più delicate, anche se comunque di carattere, cioè si riconosce, si sente che c'è un profumo, però è diverso da quelli Veleda, nel senso quelli Veleda sono molto più pungenti, sono sempre oli essenziali, però probabilmente la quantità è maggiore, non so da che cosa dipende, secondo me dipende da questa combinazione di oli essenziali ed alcol che rendono più forte la profumazione, come se fosse un profumo, no? Si aggiunge l'alcol per la persistenza e per anche altri motivi, però lo rendono appunto un odore più pungente. Come tipo di profumazione mi piacciono entrambe, però quelle Martina Gebhardt le preferisco. Poi Burilabbra ce n'erano due in realtà, ma adesso qua ce n'è uno solo che io non lo sto buttando perché è finito, perché praticamente è pieno, ma perché mi ha irritato completamente le labbra. Ora, questo faceva parte di un kit dello scorso inverno di Lidl, del quale sto utilizzando la crema corpo e il bagnoschiuma con cui mi trovo benissimo e che hanno ancora una profumazione buona, decente. Questo già quando l'ho aperto aveva un odore strano che mi dava l'idea che fosse un odore di un prodotto già aperto, passato, che fosse passato appunto quei 12 mesi o semplicemente insomma è andato a male praticamente. Quindi non aveva la stessa profumazione degli altri prodotti della linea, ma aveva questo odore un po' forte. Io, siccome quel periodo mi pare che non avevo altri Burilabbra, ho provato ad utilizzarlo lo stesso perché ho detto probabilmente, non lo so, se gli altri prodotti non hanno questo odore, probabilmente sono io che, non lo so, c'ha proprio questo odore così. Ma dentro di me naturalmente già sapevo che non era così. Quindi mi sono lasciata comunque prendere da sto Burilabbra, ho detto fammelo provare, ma ha praticamente rovinato le labbra, però come vedete l'ho utilizzato pochissimo perché sta tutto qua. Pur avendolo utilizzato poco mi ha arricciato praticamente tutte le labbra, me le ha seccate, me le ha arricciate, veramente me le ha rovinate, cioè ho rischiato grosso. Quindi io l'ho lasciato perché ero in dubbio se fosse stato questo o un altro prodotto. Poi sono andata sul sicuro, ho detto è sicuramente questo perché aveva già un odore particolare prima e infatti non l'ho più usato. Ecco qua, mi è passato tutto. Fortunatamente ho risolto. Secondo me è stato aperto questo prodotto perché appunto gli altri della linea, la crema mani, crema corpo, bagnoschiuma non avevano questo odore, ma secondo me dipende anche dal fatto che avendo all'interno determinati ingredienti che probabilmente vanno male prima, rispetto a quelli della crema, crema mani, crema corpo, e sicuramente essendo stato aperto, perché secondo me è stato aperto, quindi ciao, ce lo siamo giocato così. Vabbè, poco male, poi ho comprato altri Burilabbra. Poi ho terminato il dentifricio con 100% ingredienti di grado alimentare, questo della Gently per Sofia, che ormai lava i denti già da un po' e vorrei comprare un dentifricio più adatto a lei, adesso vediamo, comunque siccome era minuscola ho preferito utilizzare questo tipo di dentifricio. Inizialmente utilizzavo soltanto acqua quando aveva tipo due denti. Adesso che comunque c'è una bella dentatura, sono passata, oddio, in realtà questo l'abbiamo comprato un bel po' di mesi fa, a Pasqua forse, probabilmente, ma gliene metto veramente una minima quantità. Qui c'è scritto che è dentifricio a basso grado di abrasività per l'igiene orale dei bambini. Tutti gli ingredienti sono di grado alimentare, il prodotto non contiene sostanze dannose per garantire la massima sicurezza in caso di ingestione accidentale durante il lavaggio, contiene xilitolo che aiuta a prevenire la carie limitando l'acidità del cavo orale, la presenza inoltre di calcio lattato aiuta a rimineralizzare lo smalto
contribuisce a neutralizzare gli acidi che si formano dopo ogni pasto. Vabbè, testato per il contenuto di nickel, cromo, eccetera, 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 eccetera. Quindi, insomma, come primo dentifricio può andare, però è ora forse di prendere un dentifricio più adatto. Ora che c'ha praticamente tutti quanti i denti. Poi, dopo sole la saponaria, questo qua me l'ero scordato, praticamente l'ho terminato quest'estate, no, quest'estate a settembre, quando sono andata al mare a settembre, me l'ha regalato Titiana del canale Titiana Lu, mi è piaciuto tantissimo, naturalmente questa non era la confezione originale, lei me l'ha messa una bella quantità all'interno di questo barattolo e mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto per la profumazione. E soprattutto perché appunto aveva una texture molto molto leggera, era un vero e proprio latte leggerissimo che in estate è perfetto. Poi emulsione viso preventiva, odore pessimo, non so se è un campioncino che c'è all'età, ma non mi pare perché questo qua io mi ricordo di averlo preso ultimamente, quindi probabilmente questo odore proprio non mi piace e come tipo di pelle, siccome è per pelli giovani e delicate, non era adatto a me. Io comunque l'ho utilizzato perché avevo finito le varie creme viso e quindi l'ho utilizzato perché ce l'avevo, però non mi è piaciuto. Poi il siero alla rosa Balm Balm e questo Beauty Balm. Sono due prodotti che mi sono piaciuti tantissimo, anche questi me li ha regalati Titiana del canale Titiana Lu e soprattutto questo burro veramente mi ha salvato le vacanze di Natale. Se vi va andate a vedere il video dedicato proprio ai prodotti preferiti delle vacanze di Natale, vi metto casomai il link qui sopra perché ci sono dei prodotti che mi sono piaciuti tanto e soprattutto vi descrivo in modo dettagliato questo prodotto che mi ha salvato la vacanza, mi ha salvato appunto la pelle, soprattutto dagli agenti atmosferici belli aggressivi perché comunque non era super ventilato, ma comunque era molto molto freddo, era molto umido, insomma, mi ha aiutato tantissimo a mantenere una certa idratazione e soprattutto mi ha protetto la pelle del viso che, ripeto, ultimamente ce l'ho abbastanza sensibile. Sto utilizzando un prodotto simile, non proprio uguale in questo periodo, che mi sta piacendo lo stesso tantissimo, però ve ne parlerò più là, casomai, nella mia skincare routine del periodo, che è un po' ballerina perché ho finito i prodotti con cui mi sono trovata molto bene durante le vacanze di Natale, però allo stesso tempo sto aspettando un ordine che ho fatto Fitocose con prodotti un po' specifici per la pelle secca. Però sappiamo che appunto se ordini dal sito Fitocose ci mette un po' di tempo perché essendo prodotti prodotti in maniera lì fresca e non stanno in giacenza chissà da quanto tempo, ci vuole un po' per produrli, per spedirli, impacchettarli eccetera. Quindi sto aspettando. Avevo dimenticato queste che sono le salviette della marca Educare, sono certificate BDIH con estratti di camomilla vera, mi sono piaciute tantissimo. Queste fanno parte di un kit per bambini dove ci sono queste che sono 64 salviette, poi c'è la crema per il cambio pannolino e il bagno schiuma. Sto utilizzando anche il bagno schiuma, bagno corpo, capelli per Sofia. Mi stanno piacendo tantissimo questi prodotti perché non hanno profumazione, o se ce l'hanno veramente è una minima profumazione delicatissima che non si sente. Questo mi piace soprattutto per quanto riguarda le salviette perché sono più delicate e non hanno questo odore invadente che comunque mi dà l'idea, anche se è naturale, mi dà l'idea comunque che sia, non lo so, troppo aggressivo sulla pelle, soprattutto per quanto riguarda le parti intime, perché è lì che usiamo queste salviette. E casomai rispetto alle altre biologiche che utilizzo, che sono della Gently, che comunque mi piacciono tantissimo, forse queste le preferisco proprio, proprio per il fatto della profumazione. Mi piace il fatto che siano certificate BDIH, ecco il simboletto. C'è scritto che il 99% degli ingredienti è di origine vegetale, di origine naturale. Allora, sono finiti. No, non è vero. L'ultimo prodotto è l'acido citrico della Thea Natura, che io lo utilizzo come anticalcare, disincrostante, ammorbidente soprattutto e brillantante. Mi piace sì, ma trovo molto più comodo proprio l'ammorbidente della Thea Natura, perché mentre questo lo devo mescolare con l'acqua, casomai mi faccio una bottiglia dove mescolo una certa quantità di questo con una certa quantità d'acqua e poi ce l'ho in bagno, però preferisco utilizzare direttamente l'ammorbidente. Sempre minerale della Thea Natura, che tra l'altro ha una profumazione ottima di lavanda, infatti lo voglio riacquistare perché appunto lo verso direttamente all'interno della lavatrice, non devo starlo a dosare e mescolare con l'acqua, eccetera, eccetera. Io che vado di corsissima già di mio, ma ultimamente con la bambina peggio, e quindi lo trovo più comodo. Però comunque è un prodotto efficace, buono, rapporto quantità, qualità, prezzo veramente spettacolare. Ma Thea Natura mi piace proprio come marca, è semplice, è italiana. È buona, mi piace.
Poi ci sono qui appunto due prodotti di cui voglio parlarvi nell'altro video dei prodotti Sinonni, e quindi non mi dilungo qui ulteriormente. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, so, so.